mio grido di dolore nei confronti delle istituzioni, del prefetto, del questore, perché non so dove vivano, se si rendono conto che la città è assolutamente sguarnita di presidio del territorio. Per presidio del territorio non intendo la volante davanti alla fontana del Sele, che nessuno penserà mai di rubare, ma la capacità di intercettare queste forme diffuse di criminalità che qualcuno definisce minore, ma che poi determinano la incapacità per un territorio di poter esprimere la sua vitalità, la sua economia. Il fenomeno dei furti è quotidiano, che si tratti di auto o di attività commerciali. I malviventi operano indisturbati, rubando quello che vogliono anche in pieno giorno e dileguandosi nel nulla in pochi minuti. È quanto accade non solo nei quartieri periferici di Foggia, ma anche nel pieno centro cittadino. Questa è la denuncia mossa alle autorità competenti dal consigliere comunale di minoranza Giuseppe Mainiero e da alcuni commercianti esasperati, affinché possano pianificare un intervento deciso e immediato per il ripristino della legalità. Il momento è un momento dal punto di vista commerciale difficile, questa serie di furti mette ancora più in difficoltà le attività commerciali. Abbiamo bisogno di una presenza dello Stato che ci garantisca di poter lavorare in serenità e con tranquillità. A questo ci aggiunga che se lei lascia la macchina in centro a Foggia, al 90% sa che non la ritrova. Ditemi voi come questa città, come il commercio di questa città, ma come la vita naturale di questa città nel centro della città possa riprendere. Io veramente sono stanco e le risposte devono darle loro. Punto.